ragazze, oggi è giornata di shopping, stiamo andando all'outlet di Castel Romano e sono con il mio ragazzo. Ciao. E con mia madre e vi aggiornerò a dopo. Siamo arrivati a Castel Romano dopo un'ora più o meno di traffico e vi faccio vedere qualcosa. Centro commerciale di fronte, Castel Romano. Tornata adesso a casa, fa un caldo tremendo ed è stato assurdo girare questi centri commerciali che tra l'altro sono all'aperto, quindi era praticamente sempre caldo freddo con i negozi, però sono soddisfatta degli acquisti che ho fatto e ora ve li mostro. Parto dagli acquisti fatti all'outlet di Castel Romano, dove nella profumeria di Douglas abbiamo preso, c'era un'offerta su dei bagnoschiuma. Mai sentiti onestamente, si chiama Baratti Easy e se prendevi due bagnoschiuma venivano 1,98 euro, sono da 250 ml, quindi insomma il prezzo era buono. Ne abbiamo preso uno tipo al sapore del mare, marina insomma si chiama, e ha un sapore buonissimo, e l'altro invece al muschio bianco, che anche questo ha un profumo davvero delicatissimo e buono, proprio di sapore buono, boh, non so definirlo. Insomma, beh, questi qua, due pezzi, 1,98 euro. Poi, sempre da Douglas, ogni volta da Douglas trovo cose carine. Una volta ho preso una palettina mini di correttori, tutti diciamo non di marca, però sono cose carine e per il prezzo che si pagano abbastanza valide. Ho preso questa palette, si chiama Kit Kat, non so come si pronunci, e in pratica ve la apro proprio adesso perché è sigillata. Io avevo visto il tester in negozio, ovviamente, se ce la faccio ad aprirla. È una doppia palettina, diciamo che al primo piano, se così si può definire, c'è questa fila di ombretti. Levo la plastichina, la sto proprio scartando con voi. C'è questa fila di ombretti, tutti molto colorati e luminosi, e ho provato a sbocciarla in negozio e non sembravano malaccio. Vedete? Preso qualcuno così, insomma. È carina perché è una palette molto versatile, e per trucchi di ogni tipo, insomma. Specialmente da portare in giro, dentro all'applicatore normale con la spugnetta e uno specchiettino. Ma la parte che mi ha convinto a prendere questa palettina è la parte, il piano sotto, insomma. Levo anche qui la plastichina,
senza fare danni se riesco. Ed è quest'altra mini palettina di rossetti. È una cosa che cercavo da tanto, ma ogni volta o non mi convincevano i colori o erano, diciamo, a prezzi secondo me un pochino troppo alti. Invece questa è davvero carina, ha colori glitterati, colori solamente lucidi, un po' opachi. Sono davvero carini sui toni del fucsia e del rosa chiaro, rosso. Davvero carino. All'interno c'è il pennellino doppio per applicarlo e anche qui lo specchietto. Mi piace tantissimo, non vedo l'ora di provarla, vi farò sapere com'è. E questa viene solamente 3,99€, quindi davvero davvero carina. Poi, sempre all'outlet di Kesterman hanno aperto un negozio che l'ultima volta che c'era andata, ormai un pochino di mesi fa, non c'era, ed è il negozio della L'Oreal. Panico, perché vado pazza per gli ultra dolce e c'erano in super offerta gli ultra dolce all'estratto di mango e fiori di tiare per capelli secchi o sciupati, senza parabeni, con estratti naturali. Questo era uno dei pochi ultra dolce che ancora mi mancava di provare. Voglio sentire l'odore. È buonissimo. E dato che comunque avevo letto review positive, ero davvero curiosa. E tra l'altro veniva solamente 1,20€. E allora ne abbiamo presi, poi noi dagli shampoo ci facciamo prendere un po' la mano, ne abbiamo presi 3. E in questa super offerta c'era solamente questo qui, appunto, all'estratto di mango. E sono davvero curiosissima di provarlo. Ma la cosa che più era in offerta, secondo me, perché gli shampoo ogni tanto si trovano anche da acqua e sapone, e risparmio casa, questi negozi così a questo prezzo, è questa maschera, sempre della stessa linea, e maschera riparatrice intensa da risciacquare. Dato che tra l'altro la mia maschera sta per finire, è proprio capitato ad hoc, e se non sbaglio da acqua e sapone l'ho vista intorno ai 5€, 5,90€, ed era in super offerta a 1,90€, quindi assolutamente presa. Altro shampoo l'abbiamo preso per mio padre ed è questo qui dell'Elviv, antiforfora e selenio S attivo, boh, sinceramente non l'ha mai provato, però non so, e veniva anche questo in offerta 1,90€. C'erano tantissime cose in offerta. Poi, appena entrati, c'era uno stand di smalti, sia L'Oreal e Essie, che volevo da una vita, ma ogni volta a me spendere 10€ per uno smalto, dicevo, vabbè, lasciamo perdere, insomma, non mi convinceva. Ho preso questo bellissimo fucsia opaco e veniva, dove sei? 4,95€, quindi ho pensato, viene più o meno quanto uno smalto Kiko e vale la pena almeno di provarla, insomma, mi levo lo sfizio. Questo è il numero 314. Sono super curiosa di provarlo perché ne sento sempre parlare benissimo. Altra cosa che ho comprato e già provato in macchina, perché ogni volta lo vedevo, ma anche questo insomma non mi convinceva il prezzo, è il Glam Shine Balmy Gloss, ed è questo matitone per le labbra che viene intorno ai 10€. Invece in questo negozio della L'Oreal era in offerta a 4,99€, quindi al 50%. E allora insomma l'ho preso e volevo dirvi che colorazione è, ma onestamente, ah, eccolo, non lo trovavo. È il numero 912 e ho scelto questo color nude, che diciamo è molto molto simile al colore delle mie labbra. Mi piace molto, l'ho provato prima a macchina, è molto idratante e rimane un po' lucido ed è davvero carino. Per 5€ insomma mi sono levata allo sfizio. Poi, ultimo acquisto fatto all'outlet, è l'unico acquisto di abbigliamento fatto in tutta la giornata, dalla Sisley. Non so come farò a farvela vedere. Ho preso un semplicissimo blazer nero che cercavo da tanto, ma non trovavo mai a un prezzo accettabile. Tra l'altro le cose di la Sisley le adoro per il tessuto, comunque
Sai, è veramente buono. Solo che costicchiano solitamente. Invece c'era questa super offerta. Magari vi metto una foto di che la indosso, perché così non so proprio come farvela vedere. E questa giacca veniva, dov'è? 51,90 euro, e l'ho pagata 15,57 euro. Quindi questo assolutamente è stato l'acquisto del giorno, perché ne è valsa effettivamente la pena. Insomma, poi un blazer nero si usa sempre in un'occasione un po' più elegante, anche per una serata semplice, cioè, ci sta bene sempre. Poi siamo andati al centro commerciale di fronte, che si chiama Castel Romano Shopping Village, e lì in un negozietto dove c'erano tutte cose di make up e cosine varie, abbiamo preso queste due mollettine per capelli uguali, che con il caldo io e mia madre insomma usiamo spesso, e due mollettine 1 euro, carine insomma, così. Poi AOS, siamo entrati ovviamente Stand Essence subito, e ho preso la terra che ormai mi ero convinta di comprare, e cercavo una terra opaca e a un prezzo abbastanza basso, nessuna mi convinceva, alla fine questa ha vinto, ed è la Sun Club Matte Bronzing Power, ed è quella diciamo per le bionde, quindi quella più chiara, anche se non sono proprio bionda, ma la più scura era decisamente troppo scura per me, ed è questa qui, come vedete è completamente matte, è infatti la 0101 Natural, e voglio provarla ad usare anche per fare un leggero contouring, così vediamo se riesco. Questo è il colore swatchato, ovviamente non si nota nemmeno tanto, insomma, questo qui, e quando lo proverò vi farò sapere. E poi ho trovato una cosa che cercavo da tempo, e come sapete ormai adoro i rossettini della Essence, i long lasting, cercavo sempre questo numero 12 e decantato da tutte, non lo trovavo mai, e oggi l'ho trovato, il numero 12 Blush My Lips. È un colore davvero bellissimo e particolare, perché è un misto tra un fucsia scuro e un rosso, con una punta di rosso, è davvero un colore molto particolare. Mi piace tantissimo, penso che se stasera esco lo proverò. È davvero un colore molto molto bello. E come al solito, non vi ho detto i prezzi. Dov'è? Allora, la Sun Club l'ho pagata a 4,49 euro, mentre il rossettino come sempre 2,89 euro. Questi sono stati gli acquisti di oggi, ma anche ieri diciamo ho fatto due acquistini, e che se per me si sono rivelati degli acquistoni. E per chi ancora non lo sapesse, magari fa ancora in tempo, insieme a Too Style, questa settimana c'era anche Grazia, e come omaggio c'era la crema solare della Leocrema, latte solare idratante all'olio di argan e fattore 10. Tra l'altro il packaging è bellissimo, perché questo di camomilla mi piace tantissimo, ed è la confezione da 75 ml. Fate conto che questo più Too Style più Grazia viene 1,50 euro, quindi da non perdere. Invece con Viversani e Belli c'erano in esclusiva le palettine della Essence di due colorazioni, la 02 Long Beach e la 04 Already Midnight. Io come facevo? Anzi, le ha prese mia madre, perché quando ho letto che c'erano sono impazzita, perché Viversani Belli più la palettina veniva solo 1,50 euro. Oggi ho provato ad usare, dentro c'è l'applicatore con da una parte il pennellino e da una parte l'applicatore spugnetta, caduto. Oggi ho provato ad usare questa qui dei toni nude, ed è davvero davvero carina, e sinceramente per quanto viene anche molto pigmentata, insomma ho fatto il trucco alle 8 di stamattina, ho sudato come non so cosa ed è ancora intatto. E l'altra invece diciamo ha toni molto più scuri, sul grigio, blu scuro, azzurro, grigio chiaro, e diciamo più per un trucco da sera. Però anche questa l'ho provata e l'ho swatchata più che altro, è molto scrivente, insomma valide. Se non l'avete presa correte in edicola.
Niente ragazze, dovrei avervi detto tutto, se non mi sono persa pezzi. Spero che vi sia piaciuto questo video, anche con questo mini vlog in mezzo. E, fatemi sapere al prossimo video. Ciao ragazze!